Queste scatoline sono belle fresche e profumate, miei cari. Vi piacciono i video per versione? Sì! Il video di oggi, come funziona? Andrò a parlarvi delle caratteristiche generali per la scelta di una camera FPV. E in più andiamo a testare tre camere della Foxeer, di cui una della quale è la mia camera abituale che uso da più di un anno a questa parte, diciamo, ok? Guardate il video perché posso guadagnare 2 centesimi nel caso comprate la camera, quindi potrei diventare ricco, attenzione ragazzi. Oltre a questo video dove vi spiego le camere, mi sono fatto dare anche un codice sconto che poi potete usare se casomai volete comprare una delle tre camere. Quindi muti. Di quali sono le tre camere di cui stiamo parlando? Allora, abbiamo la Predator V4, che è praticamente la camera che uso io da un anno a questa parte, la Falkor 2 Mini e la Razer Mini. La Predator e la Falkor hanno una lente da 1.8, mentre invece la Razer Mini ha una lente da 2.1, ok? E adesso già qua alcuni di voi si chiederanno che vuol dire. Si chiama lunghezza focale della lente. Funziona come le videocamere normali. Ad esempio io su questa camera che sto utilizzando ho una lente da 17 mm. Se adesso dovessi cambiare la lente e metterne una da 30, il video risulterà così. Quindi io vi parlerò e voi vedrete la mia nasca in primo piano. Vuol dire che più millimetri sono e più la lente è zoomata. Meno millimetri sono e più la lente è grandangolare. E per ogni camera dovreste trovare qual è la lunghezza focale della lente che preferite utilizzare. La grandezza della nostra visione grandangolare cambia non solo in base alla lunghezza focale della lente, ma anche alla dimensione del sensore. Vi faccio un esempio pratico. La mia camera, come vi ho detto prima, che adesso ha una lente da 17 mm, se io dovessi montare la stessa lente da 17 mm su una camera che ha il sensore più piccolo, la mia faccia risulterebbe lo stesso così, ok? Io adesso ho preso queste camere a casa, le ho smontate per farvi vedere meglio, ok? Questi sono i tre sensori. Come possiamo notare, la dimensione del sensore delle tre camere è differente, ok? In questo caso, se non sbaglio, dovrebbe essere la Predator più grande, o la Predator, la Falkor o la grandinina sono la stessa cosa, mentre la Razer, che è quella più economica, ha il sensore più piccolo, ovviamente. Se io prendo una lente ad esempio da 1.8 della Predator, ok, e la vado a montare sulla Razer che ha il sensore più piccolo, il mio grandangolo diminuisce. Se doveste cambiare la vostra camera e vi piace il grandangolo che avevate prima, dovete assicurarvi che il sensore della nuova camera FPV che state comprando sia uguale a quello che avevate prima, ok? Perché se no vi cambia il grandangolo. Più piccolo il sensore è, solitamente meno costa la camera. Il sensore più grande inoltre fa entrare molta più luce, quindi sicuramente se volate al buio, diciamo che aiuta, riducendo il rumore di fondo, quella nebbiolina che vedete sulle ombre, sui neri, ok? Diciamo questo. In più c'è il discorso latenza. Il discorso latenza, secondo me, non ci sono più camere FPV che avevano la latenza come quella di una volta, ok? Quindi io non la leggo neanche che latenza, perché se a 4 millisecondi o ne a 6 non cambia assolutamente niente. Delle camere, altra cosa fondamentale è il tipo di sensore. Ci sono le camere CMOS, mentre ci sono le camere CCD, che CMOS e CCD è la sigla del tipo di sensore che è dentro. Le CCD solitamente si vedono di merda, ma hanno meno latenza. I CMOS si vedono meglio, pochi cazzi. Quindi ragazzi, comprate le camere che hanno almeno il CMOS, ok? Tutte e tre le camere della Foxeer che adesso vi sto facendo vedere sono camere mini ed hanno tutte dentro l'adattatore per convertire la dimensione standard, quindi quelle camere di una volta che avevano tre fori, l'adattatore è già dentro la scatola, e in più tutte e tre hanno il joystickino che vi serve per andare nel menu. Perché prendo le camere mini? Ragazzi, le camere mini con l'adattatore standard hanno 3 viti, ok? Che secondo me sono fondamentali se una persona fa freestyle, ok? Questo perché? Perché mi capita molte volte, se ho una camera di merda che ha solo un buco, che se cado e mi si inclina la camera
per qualche maniera in su o in giù, però devi tornare, devi aggiustare la camera, dopodiché ti rimetti di nuovo a volare. Mentre invece con tre viti laterali la camera è più salda. Le camere con una vite solo, quelle micro, ragazzi, sono una cagata. Posso capire se utilizzate quella camera su un CineVoop o su un 3 pollici, che magari volete, volete fare il video smooth, pesa di meno. Non è una roba che cade quella, ok? Però sui droni freestyle secondo me non ha nessun senso. Tutte le camere hanno il PAL e l'NTSC. Quello che cambia tra i due è praticamente il refresh rate, che è più veloce nell'NTSC, ok? La differenza però è che col PAL hai più linee di visione, parlando di analogico, e quindi hai un video più definito. Io solitamente metto PAL, sempre PAL. C'è anche una cosa, ragazzi, che dovete sapere, che è l'aspect ratio, che può essere 16 noni o 4 terzi, che è il rapporto larghezza-altezza. 4 terzi ovviamente più squadrato di 16 noni. Io utilizzo il 4 terzi, ma perché? C'è un motivo del perché. 16 noni è molto più immersivo, ok? Ti dà un più visione laterale. Che questo secondo me va bene nel caso in cui, ad esempio, fai race, ok? Che devi avere un po' tutto sotto controllo, dove sta la bandierina al lato o cose varie. Ma secondo me è controproduttivo nel freestyle, ok? Il 4 terzi hai una visione molto meno distorta di quanto riguarda il verticale. Quindi cosa vuol dire? Che un possibile, che ne so, gap, un possibile passaggio tra due rami di alberi, con il 4 terzi lo vedi molto più a dimensione naturale. Io avevo fatto una prova tempo fa che usavo 16 noni, quando poi sono passato a 4 terzi e dicevo, cazzo, che mi sembrava piccolissimo, adesso mi sembra gigante questo buco, ok? Questo è il motivo per cui uso 4 terzi. Diciamo che c'è molta meno distorsione. Quanto riguarda invece la focale della lente, sulla Predator V4, io utilizzo 1.8, ma ovviamente, ragazzi, non è che se comprate la lente 1.8 e la mettete su un'altra camera è uguale. Volendo c'è chi va anche molto più sul grandangolare, spinto, tipo il FOV della GoPro, però non è usabile, secondo me, cioè è veramente troppo tutto distorto. È molto meglio una via di mezzo, non andate troppo sul grandangolare, anche perché poi l'orizzonte si distorce, quindi in realtà non state vedendo realmente quello che è poi alla fine, ok? Adesso metto queste due viti e facciamo questo bel test delle tre camere. Thank you.
Allora ragazzi, sono tornato a casa e ho guardato i video al computer con questi bellissimi capelli che devo tagliare. E alla fine tiriamo giù un paio di conclusioni che secondo me avete già capito voi, però le guardiamo insieme. Allora, per quanto riguarda i colori e i dettagli, come possiamo vedere tra la Razer Predator e Falcor, Razer ha praticamente i colori completamente fallati. I colori sono completamente fallati, il cielo è inesistente, i dettagli scarseggiano. Ovviamente è la camera anche più economica delle tre. C'è la Predator V4, che è quella che uso io, la Falcor 2, V2 invece. I colori sono molto più reali, da come si può notare dalla foto. E direi che addirittura qua mi piace molto più il cielo della Falcor. Diciamo che è molto più naturale, invece sulla Predator è veramente saturatissimo. Sembra addirittura abbia anche un briciolo un po' più di dettaglio. Direi di passare invece a quello che è la gamma dinamica, ok? Come possiamo vedere, qua la differenza è veramente immensa, ok? La gamma dinamica è quando la videocamera riprende un punto luce, che tipo può essere il sole. Cosa succede agli altri dettagli, tipo al terreno, scompare perché diventa nero? Ecco, questo è quello che ho voluto vedere. Infatti sulla Razer il terreno è praticamente tutto un colore unico, si capisce poco e niente. La Predator si comporta invece bene, ed era per me comunque la migliore camera come gamma dinamica. Infatti già a confronto alla Razer, come vedete, è molto più, già il terreno si distingue molto di più. La Falcor qua vince nettamente su tutte e due, ragazzi. È una gamma dinamica veramente fighissima. Tant'è che come vedete il punto del sole è veramente molto più piccolo rispetto alle altre. Chiude molto di più la luce e come vedete si vede tranquillamente tutto il terreno. Andiamo avanti, sempre a gamma dinamica qua, comunque tra Razer e Predator V4. Come notiamo, io qua stiamo andando sopra gli alberi. Se c'è, abbiamo luce sulla destra, come in questo caso sulla Razer, praticamente gli alberi scompaiono, tutto un colore unico, si capisce poco e nulla. La Predator già si comporta meglio, come vedete gli alberi si intravedono dei dettagli, mentre invece secondo me vince addirittura la Falcor sulla Predator in questo caso. Infatti, come vedete, il sole diventa piccolissimo e voi continuate a volare anche contro luce senza nessun problema. Questa cosa qua è fondamentale, tipo se volate nei bando o comunque volete entrare da uno spazio outdoor indoor e poi riuscire fuori, perché se voi siete in uno spazio chiuso e per esempio su il gap che volete fare arriva la luce dall'esterno, e rischiate, tipo nel caso della Razer, di avere tutto l'interno della stanza dove siete scuro, mentre vedete soltanto un buco bianco, che è il buco dove dovete passare, ma non vedete fuori, ok? Mentre invece questo non succede con la Predator e con la Falcor. Devo dire che questa comparison praticamente è servita anche a me, tant'è che penso che cambierò la mia Predator con le Falcor, perché diciamo che è la migliore che ho visto fino adesso. Comunque, ragazzi, allora in descrizione trovate praticamente il link delle camere con il coupon di sconto se volete comprarle. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di queste camere qua. Se avete dei suggerimenti, magari ci sono camere secondo voi migliori. Quali sono? E ciccia. Ciao ragazzi, fate i bravi, mi raccomando.